Il biodigestore di testata è quella parte dell'impianto che va a estrarre il biometano dalla raccolta differenziata dell'organico che fanno i cittadini. Si chiama Digestore Anaerobico Verde 70 ed è stato inaugurato all'impianto AISA di San Zeno. Da un qualcosa che prima si buttava via e si considerava come rifiuto proprio da allontanare prima possibile perché creava tutta una serie di problemi, oggi si ricava quell'energia che tanto manca al paese, perché il paese è assolutamente povero di infrastrutture. Si aggiunge così un nuovo tassello al progetto di riconversione dell'impianto AISA di San Zeno, dove è stato inaugurato anche un osservatorio astronomico che va a rafforzare la formazione, vuole essere di supporto proprio come polo scientifico di divulgazione per rafforzare la formazione delle materie scientifiche e matematiche di cui i ragazzi delle scuole hanno tanto bisogno. È una strumentazione molto evoluta, è una strumentazione, il nostro capo degli astrofili mi ha detto che corrisponde in piccolo a quello che ha la NASA, io spero sia vero, ma credo comunque che sia una strumentazione all'avanguardia che va proprio nella direzione della divulgazione tecnico-scientifica, perché è importante ed è importante anche conoscere questi impianti, quindi un centro di divulgazione scientifica che è in una centrale di recupero totale a zero spreco, e questo non è secondario perché qui l'energia che utilizziamo la autoproduciamo, e il tutto si trova in un impianto strategico nazionale che va a fare della Toscana, perlomeno di questa parte della Toscana, un'eccellenza del territorio.